Vicenda Tamoil, si è aperto quest'oggi a Brescia il processo d'appello celebrato con rito abbreviato e presieduto dal giudice Enrico Fischetti, dal giudice relatore Massimo Vacchiano e da sei giudici popolari. Oggi a dominare la scena è stata la requisitoria del procuratore generale Emanuela Fasolato, che per tutti e cinque i manager della raffineria ha chiesto una condanna per disastro e avvelenamento delle acque effettivamente avvenuto per la falda superficiale e per quella intermedia, ponendo a rischio però anche quella profonda. La legge in questo è chiara e rigorosa, basta che si configuri una situazione di pericolo per la salute pubblica per poter parlare già di avvelenamento, da qui la richiesta generalizzata per tutti gli imputati. In primo grado furono inflitte due condanne per disastro doloso a 6 e 3 anni, rispettivamente per Enrico Gilberti e Giuliano Guerrino Billi, e due condanne per disastro colposo, 1 anno e 8 mesi a testa, per Mohamed Saleh Boulahia e Pierluigi Colombo. Furono inoltre previsti vari risarcimenti di 1 milione di euro per il Comune, altri a favore dei soci delle società Solate Flora, Legambiente e Dopolavoro Ferroviario. La sentenza è stata però impugnata dalla Procura Generale, che ha chiesto la condanna per tutti i manager, anche per il quinto, Anes Yamin, assolto in primo grado, accusandoli di avvelenamento delle acque col concorso del reato di disastro doloso ambientale, stante la qualità e la quantità delle sostanze cancerogene immesse nel terreno e negli acquiferi. I dati sarebbero peraltro stati da tempo a disposizione dei vertici dell'azienda, per cui nessuno scusante, secondo il Procuratore Generale. In appello, il Comune era rappresentato dagli avvocati Alessio Romanelli e Giuseppe Rosso di Vita, le parti civili dai legali Annalisa Beretta, Sergio Cannavò, Vito Castelli, Gianpietro Gennari, Marcello Lattari, Alessio Romanelli e Claudio Tampelli. Tutto partì nel marzo del 2001 con l'autodenuncia presentata alla Tamoil, autodenuncia rivelatasi tuttavia incompleta. Degli idrocarburi sversati anche successivamente sono ancora intrisi i terreni della raffineria e quelli limitrofi. Gli imputati rischiano ora una pena fino a 15 anni di carcere.